Giovedì 10 ottobre, buon pomeriggio da Antonietta Pasanisi. Apriamo con la cronaca. Una 14enne risultata positiva al Covid è morta dopo 2 giorni dai primi sintomi. Soccorsa all'ospedale di Ostuni, è stato poi necessario il trasferimento all'ospedale di Brindisi, dove è stata ricoverata in rianimazione. La vittima, lo scorso 7 ottobre, ha iniziato ad accusare vomito, astenia e febbre alta. Sarà l'autopsia a chiarire le cause del decesso dell'adolescente. Ci trasferiamo nel Foggiano, dove questa mattina la polizia ha compiuto 43 arresti. I dettagli nel servizio di Carmen Palma. Alle prime luci dell'alba, l'operazione Troia ha inflitto un duro colpo alla criminalità di San Severo, in provincia di Foggia. Sono state arrestate 43 persone coinvolte in 13 piazze di spaccio, tra cui il rione San Bernardino, il quartiere Luisa Fantasia. In manette anche molte donne. Le attività si svolgevano in prossimità delle scuole e all'interno di abitazioni trasformate in veri e propri coffee shop, spesso occupate anche da minori di 10 anni. Il giro fruttava circa 70.000 euro al mese. Sugli indagati pendono almeno 89 ipotesi di reato. Il blitz ha visto impegnati circa 300 agenti, alcuni di loro anche sotto copertura. In chiusura, una tartaruga marina, Caretta Caretta, è stata liberata in queste ore nelle acque del Mar Grande di Taranto. Recuperata l'8 agosto scorso dagli operatori del WWF allo Yachting Club di San Vito, presentava numerose lesioni sul corpo e la completa recisione dell'arto anteriore destro. Dopo le cure nel centro recupero specializzato di Policoro, l'esemplare è stato rimesso a mare. Per il momento è tutto, alla prossima edizione.